C'è un personaggio nell'entourage del Presidente del Consiglio, anzi nel ristrettissimo entourage del Presidente del Consiglio, se Previti è il braccio destro, Dell'Utri è il braccio sinistro o viceversa, e non si possono amputare. Dell'Utri ha un paio, tre o quattro processi attualmente in corso tra Palermo e Milano, e dei quali non si parla, ma se ne parlerà presto perché sono altrettanto importanti che quelli di Previti e Berlusconi, proprio perché appunto riguardano l'origine dei capitali della Fininvest. Dell'Utri è processato per associazione mafiosa con il concorso esterno a Palermo, con l'accusa, fra l'altro, di avere portato i soldi della mafia a Berlusconi per investirli nel gruppo Fininvest. Quindi questo è un processo che, se dovesse andare a finire male per l'imputato, diciamo, avrebbe effetti negativi piuttosto pesanti sull'immagine del Premier e delle sue aziende. E quindi è ragionevole pensare che, per evitare che finisca male, faranno in modo di evitare che finisca proprio, come hanno fatto con l'altro, con quello di Berlusconi. E quindi penso che ci sarà una cura particolare su Palermo nei prossimi mesi, a mano che si avvicinerà il giorno della sentenza, che attualmente è prevista per la fine dell'anno. Oltre a quel processo, ce n'è un altro a Palermo che è per calunnia aggravata. Dell'Utri è accusato di avere subornato, organizzato un giro di falsi pentiti, incaricati poi di screditare con false accuse i veri pentiti di mafia che lo accusano, che accusano lui e tante altre persone nel suo processo. Poi c'è un processo a Milano per estorsione aggravata. Lì Dell'Utri, come leader numero uno di Publitalia, è accusato di aver utilizzato un boss, il braccio destro di Provenzano Vincenzo Virga, per il recupero crediti, cioè quando Publitalia avanzava dei soldi da una squadra di basket sponsorizzata da clienti di Publitalia, se la squadra di basket non pagava con solerzia, gli mandavano questo boss e così quella pagava poi con solerzia, perché i boss mafiosi notoriamente hanno delle doti persuasive che le persone comuni non hanno. E quindi questo è il processo di Milano. E poi invece ce n'era uno a Torino che è già finito, concluso con una sentenza definitiva, che fa di Dell'Utri un pregiudicato a tutti gli effetti, condannato in primo grado a 3 anni, in appello a 3 anni e 2 mesi e in Cassazione, grazie a una legge fatta lì apposta dall'Ulivo che consentiva di patteggiare anche in Cassazione, è stato poi condannato definitivamente a 2 anni e 3 mesi di reclusione per false fatturazioni e frode fiscale. Che non è una bella cosa, soprattutto perché Dell'Utri poi è diventato senatore della Repubblica e europarlamentare, anche nel senso che i migliori poi li esportiamo anche all'estero per farli conoscere da tutta la comunità internazionale. La cosa incredibile, grottesca, è che recentemente Dell'Utri ha preso parte, come invitato d'onore, all'inaugurazione del ripristino della biblioteca del Senato, alla presenza del capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi e del presidente del Senato Marcello Pera. Dell'Utri è una specie di custode di questa biblioteca e quindi è affiancato, diciamo, da un ruolo istituzionale, proprio affiancato dal capo dello Stato e dal presidente del Senato. C'era questo pregiudicato per reati comuni al quale era stata affidata questa biblioteca. Nel frattempo, nei ritagli di tempo, quando può, va poi a Palermo, a Milano, in questi processi di cui parlavamo prima, processi che si sta facendo di tutto per mandare a monte, con una legge firmata anch'essa da un noto esponente dell'Ulivo, uno che non sembra ma fa parte dell'opposizione, Marco Boato, che si proponeva, perché ormai è passata, di attuare l'articolo 68 della Costituzione sulle immunità parlamentari, le garanzie per i parlamentari, che è uno strano modo di fare, perché l'articolo 68 fu riformato nel 93. Dal 93 al 2003 nessuno ha mai sentito il bisogno di una legge attuativa, finché è arrivato Boato e ha deciso che ce ne voleva una. È poi la legge alla quale hanno agganciato il lodo meccanico in coda per salvare Berlusconi e Previti prossimamente. Dall'altra parte c'è la legge Boato, che riguarda appunto come equalmente si devono buttare via
tutte le intercettazioni telefoniche e addirittura i tabulati telefonici, dove non c'è nemmeno la parola parlata, ma c'è soltanto il numero con la durata delle chiamate, proprio perché Dell'Utri in quel processo è sotto accusa anche sulla base di tabulati telefonici che dimostrano un intenso traffico in entrata e in uscita dai suoi telefoni con questi falsi pentiti che sono imputati insieme a lui di questo complotto. È incredibile quello che è accaduto al processo perché, dato che la legge tardava, le stavano agganciando il lodo meccanico, quindi hanno perso qualche giorno. I suoi avvocati hanno fatto il diavolo e l'impiccato per cercare di ritardare l'audizione del consulente della procura che spiegava appunto queste telefonate, il vicequestore Gioacchino Genchi. E che ogni volta che tentava di parlare nel processo se ne inventavano una per rimandare, e alla fine, non sapendo più che cosa fare, si sono rivolti questi avvocati Dell'Utri al presidente e gli hanno detto: guardi, è inutile che sentiamo il consulente perché in Parlamento stanno approvando una legge che cestinerà praticamente queste telefonate, quindi è inutile parlarne perché è una perdita di tempo. Il presidente ha detto: vabbè, ma finché non passa, noi applichiamo quella che c'è di legge. E loro hanno risposto: no, ma abbiamo avuto rassicurazioni proprio dal Parlamento che entro 15 giorni è cosa fatta, quindi la preghiamo di soprassedere. Hanno istituito così una sorta di giurisprudenza, di legislazione in itinere, per cui basta fare una proposta di legge, anche se non viene applicata, se non viene approvata, i tribunali già sarebbero tenuti ad applicarla, in anticipo rispetto alla sua applicazione, perché non possono mica fare tutto subito. C'è il Parlamento impegnato con 7-8 leggi ammazza processi, e mentre ne ammazzano uno, va avanti l'altro, e quindi bisogna cercare di bloccare anche l'altro. La storia completa l'abbiamo raccontata sull'ultimo numero di Micromega. Chi ne volesse sapere di più può prendere Micromega. È l'ennesima storia di ordinaria vergogna che speriamo prima o poi si venga a sapere anche in Europa, perché ciò che noi in Italia, mondo alla rovescia, consideriamo normale, all'estero è ancora fortunatamente considerato anormale, e magari un altro Schulz potrà alzarsi chiedendo a Dell'Utri, europarlamentare italiano, di raccontare come vanno i suoi processi a Milano e a Palermo, e ne otterrebbe sicuramente delle risposte illuminanti.